Doppio impegno nel Livornese per le squadre della nostra zona. Domenica Montecatini dovrà trasformare in moneta sonante quanto di buono ha fatto vedere nell'infrasettimanale contro Firenze, sfidando Cecina. La formazione di coach russo è reduce dal KO di Alba, eppur essendo a ridosso dell'ultimo posto playoff è ancora alla ricerca di punti salvezza. Prendiamo per buono l'ottima partita giocata dai ragazzi stasera, quindi positività, energia e andiamo a dare tutto per tutto a Cecina. Cecina è un'altra squadra molto cambiata, soprattutto con l'innesto di Turini. Che squadra vi aspetta, che partita vi aspetta? Ma sarà, sicuramente metteranno tanta energia, adesso hanno sugli esterni tantissima qualità, ma anche vicino al canestro esperienza e solidità, per cui dovremo affrontare con grande concentrazione l'impegno, ma anche con energia, perché in questo momento, come è normale che sia, siamo svuotati, ma c'è da ricaricarsi in tempi brevissimi. Sfida d'alta classifica invece a Piombino, dove la lanciatissima Etrusca San Miniato affronterà la formazione di casa, una delle più attrezzate della categoria, attualmente al quarto posto della classifica. In settimana il basket golfo è passato senza troppi problemi sul parquet di Alessandria. Sicuramente per noi è una montagna da scalare, però credo che con 30 punti in classifica possiamo provare ad andare là con la nostra follia a far la gara più pazza che possiamo e provare a portarla a casa. È ovvio che possiamo solo giocare di identità, perché se non cominciamo a correre come dei matti su e giù per il campo con loro non la porti mai via, soprattutto in casa loro. Sono quelle partite belle da giocare, per noi sarà anche un'esperienza importante per i playoff, che credo a 30 punti ormai possiamo pensare di aver raggiunto anche matematicamente. Perciò ti dico, noi abbiamo bisogno di queste gare perché ci faranno capire. A Omegna non giocammo bene e da lì però, visto, abbiamo imparato, abbiamo rifatto delle gare più determinate, più umili, per passami il termine, e vedremo se abbiamo imparato qualcosa da Omegna giocando una partita un po' più tosta a Piombino, e vediamo a che punto siamo. Però secondo me abbiamo già fatto un bel percorso.